Stiamo bene, abbiamo fatto un lungo periodo e intenso periodo di preparazione a Tenerife con due training camp prima appunto dell'Elite di Doha. E un quinto posto è un ottimo risultato in vista comunque della qualifica olimpica perché ci ha consentito di accumulare altri preziosi punti. Però insomma la stagione è appena iniziata, l'anno che ci attende è speciale, quindi siamo molto determinate. Ah, ci siamo allenate molto, siamo state a forma appena finita la stagione, dopo il mondiale abbiamo avuto giusto 2 settimane di off-season e poi dopo abbiamo ricominciato con gli allenamenti. Sta andando molto bene, abbiamo lavorato molto sulle imperfezioni che abbiamo sia come persona che coppia e stiamo pian piano levigando, sistemando il nostro sistema di gioco. E penso che si vedrà nei prossimi tornei e ti stai iniziando già a vedere con un buon quinto posto tenuto nel primo torneo. Beh, noi giochiamo insieme da sole 2 stagioni, questa è la terza stagione che ci apprestiamo, cioè abbiamo già iniziato in realtà. Credo che sin da subito siamo state in grado di trovare un buon equilibrio di coppia, appunto questo mix, no, di esperienza, spensieratezza. Penso che ha funzionato sin da subito ed è quello che ci ha permesso di bruciare le tappe, no? Soprattutto per Vale che comunque ha appena iniziato, è appena arrivata nel mondo dei grandi, diciamo. Quindi sì, penso questo. Mi sto iniziando, come ho detto prima, a rendermi conto, no? Cioè a concretizzare sempre più questo sogno, perché alla fine giocare un'Olimpiade è un sogno e non vedo l'ora, non vedo l'ora che arrivi questa qualifica che vogliamo tanto e sicuramente è forse la qualifica magari un po' meno, cioè più tosta, un po' più inaspettata delle altre, però non vedo l'ora di arrivare là insieme a Vale. Perché alla fine bisogna lavorare sodo, ma anche divertirsi, quindi pian piano si stanno vedendo i miglioramenti, tutte le cose su cui stiamo lavorando e sono molto contenta, di quello che stiamo facendo.